Dozens of people with white scarves gathered for the world meeting of families in Milan. They waited for the Pope's arrival in the city's main plaza of the Duomo. With them was Milan's Archbishop and Mayor. The Archbishop, Cardinal Angelo Scola, thanked the Pope for his visit and remembered those who were affected by the recent earthquake in northern Italy. Vogliamo mostrarlo anche attraverso i diversi gesti di solidarietà già messi in moto in occasione dei gravi lutti e delle ampie distruzioni dovute ai recenti terremoti. E questa benevolenza, Beatissimo Padre, non è l'ultimo dei fattori che rendono Milano una città attraente. This is the Pope's first trip to Milan, the financial capital of Italy. He spoke about the city's cultural and religious importance. He then asked them to preserve this heritage and transmit it to future generations. La fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, vivente in mezzo a noi, deve animare tutto il tessuto della vita, personale e comunitaria, pubblica e privata, così da consentire uno stabile e autentico benessere, a partire dalla famiglia, che va riscoperta quale patrimonio principale dell'umanità, coefficiente e segno di una vera e stabile cultura in favore dell'uomo. These were the Pope's first words for the 7th World Meeting of Families. According to the event's organizers, the closing ceremony will include more than 1 million people from 170 different nations.